No, ragazzi, i respiri sono parte della coreografia. È per rendere proprio l'atmosfera per rendere più live. Allora, allora allora, ben ritrovati a tutti. Cambiamo scena. Cambiamo scena ed eccoci qua. Cavoli, la chat funziona al primo colpo. Non, non me l'aspettavo questa cosa. Che gran figata! Quindi la chat funziona, la webcam funziona. Buonasera a tutti! Come vedete, questa è la, è la nuova grafica di questa nuova iniziativa che ho pensato di fare. In realtà, pensavo di farla da circa un anno e mezzo. Da quando è andata avanti un po' la collaborazione con EveryAi, il che mi ha fatto pensare, ma visto che ci sono tante di quelle domande che mi fanno nelle live, perché non dedicare uno spazio soltanto al pubblico, soltanto per, per rispondere alle domande, soltanto per parlare di, di vari argomenti? Perché ho sentito che durante le live questa cosa non funziona. Perché durante le live comunque anche l'1% del cervello, a meno che non stia giocando a Street Fighter 5, nel qual caso lo 0% va bene, anche l'1% del cervello non mi permette di, uh, di concentrarmi sul, uh, sulla chat, sulle domande che mi vengono fatte. Devo rispondere in maniera sbrigativa, non posso rispondere in maniera estesa. Invece avere uno spazietto, uh, anche settimanale in realtà, è anche... Limitato, nel senso anche un'oretta e mezza non necessariamente ovviamente un talk di quattro ore che nessuno che nessuno si aspetta che, ne che, che nessuno vuole tra l'altro um, sarebbe opportuno sarebbe carino vedo già un sacco di gente quindi ovviamente vi saluto tutti quindi sono estremamente contento per me allora io ho già vinto per quanto mi riguarda ho già vinto perché mh, non ho assolutamente il timore che non ci siano domande, non ho assolutamente il timore che ci siano silenzi preoccupanti, quindi sono molto, molto, molto contento di questo. Quindi, per quanto mi riguarda, è già una gran vittoria e non ho neanche cominciato. Allora, io volevo parlare un po' di alcuni argomenti. In primis, una cosa che è venuta fuori eh, sul Discord di quel ragazzo che mi ha intervistato un po' di tempo fa, Iso. Um, praticamente, lui voleva riunire un po' tutti i rappresentanti. Della scena dei Picchiaduro e voleva um, portarli, diciamo, tutti insieme per fare una sorta di podcast e per parlare delle varie scene. Poi purtroppo non si è più fatto. Cioè, non so se si farà. Lui ha detto che aveva bisogno di tempo per fare le grafiche. Noi stiamo tutti aspettando. Sì, il ragazzo di Brohalla, esattamente lui, sì. Quindi, che cosa è successo? Uh, Dian, che è il rappresentante della scena di Soul Calibur, di quel canale lì. All'interno di quel canale lì dovrebbe essere colui che rappresenta Sol Calibur. Buonasera a tutti ragazzi. Ah, um, ha posto un problema che è una cosa che sinceramente mi fa veramente schifo, devo dire la verità. Mm, e volevo parlarne insieme a voi. E magari anche ampliare il discorso alla percezione che ha la community internazionale dell'Italia come paese. È successo che c'è uh, un Open Tournament di Soul Calibur, ok? Soul Calibur ha organizzato una serie di Open Tournament ufficiali. Per, uh, come il Capcom Pro Tour, in poche parole, quindi ci sarà America, uh, Est Europa, uh, Europa dell'Ovest, eccetera, eccetera. Che cosa è successo? Che nell'annunciare. Um, le location le nazioni che sono elegibili per questo torneo che ricordiamo è open quindi tutti possono partecipare non hanno messo l'italia la giustificazione che hanno dato è a causa della connessione allora io penso che questa sia la cosa più razzista e più discriminante che sia mai stata fatta da una compagnia in via ufficiale Uh, ovviamente uh, molti della community di Soul Calibur si sono detti estremamente irritati da questa cosa. E sapete che cosa è successo? Chi si è ribellato, chi ha un po' contattato chi di dovere, a quanto ho capito è stato pure bannato dal Discord. Dal Discord ufficiale. Cioè per dire, posso anche capire che l'Italia sia un paese abbastanza indietro per quanto riguarda l'infrastruttura di rete, ma in realtà non più, sinceramente, non mi sembra che ci sia questo grosso divario. Ma nel momento in cui tu mi metti Portogallo e Spagna all'interno di queste nazioni che possono partecipare, mi tieni fuori l'Italia, a me non sta più bene la cosa. Non mi sta più bene, perché c'è cioè, la Spagna, il Portogallo, diciamo che non sono molto più avanti rispetto all'Italia. Non voglio parlare di UK e Francia perché vabbè, sono sempre sulla cresta dell'onda, sono nazioni che um, sono sempre alla ribalta per quanto riguarda le scene internazionali, sicuramente se avessero messo da parte tipo l'Inghilterra che pure non gode di buone connessioni, sarebbe successo il macello perché i rappresentanti inglesi sono più importanti e sono più più diciamo la loro voce si sente di più adesso il problema è noi italiani non abbiamo la possibilità di farci sentire perché c'è un canale twitter che si chiama Solcalibur Italia che ha anche un discreto seguito su twitter oddio discreto 150 follower vabbè comunque è parecchio non sono ascoltati cioè non abbiamo assolutamente la possibilità di far sentire la nostra voce nel, in questo ambito qui uh, non lo so Kerift perché ripeto uh, hanno anche postato uno screen in cui uh, un admin dice anche se ci piacerebbe includere tutti uh, le location che sono eligible quindi possono partecipare uh, sono state limitate um, con, avendo in mente la qualità delle connessioni riguardo la distanza e il ping adesso però mi dovete spiegare mi dovete spiegare qual è il problema con la Spagna e col Portogallo perché Spagna e Portogallo o anche la Francia che è molto vicina all'Italia cioè che problema hanno non capisco cioè che problema abbiamo noi rispetto a loro più che altro Guardate, vi dirò una cosa per i troll che sono entrati in chat. Voi mi fate un favore a entrare. Perché... Mi create traffico. Quindi vi ringrazio per questo. Grazie. Allora, signori, sinceramente questa cosa mi ha fatto abbastanza specie. Ciao ovviamente a Memento, ciao a tutti, eh. È scontato che vi saluti tutti. Uh, ritengo che sia una cosa che mi fa specie sinceramente Pff, non, uh, non ho mai visto uh, una compagnia prendere ufficialmente in mano la situazione in questo modo e discriminare attivamente l'italia questo non soltanto è un male per l'italia perché non può partecipare ma è anche un male secondo me per L'opinione che ha la gente dell'Italia perché adesso questa cosa qui va a far sentire legittimate tutte le persone che criticano l'Italia, lo chiamano paese del terzo mondo, paese che, non, che ha connessioni del cavolo. Si sentono, va a legittimare tutti questa cosa qui. Quindi, boh, adesso già mi sento l'eco delle persone che dicevano: Visto, l'Italia fa schifo, fanno tutte schifo le connessioni in Italia. Ma non è vero. Schiacci tu che connessione hai? Io ho una 200 mega che prendi a circa 120 e ho 21 di upload. Da un certo punto di vista hanno ragione, ma anche la Spagna è messa male, miei cari. Cioè praticamente hanno messo soltanto uh, Italia e Grecia fuori. E basta. Quindi, boh, non lo so. Sta di fatto che eh, il fatto stesso di essere italiani secondo me è diventata un po' un'etichetta che non ci permette di emergere. Soprattutto in questo periodo, nel periodo Covid in cui ovviamente il torneo online la fanno da padrone. Quindi eh, diventa veramente difficile proprio emergere come italiano secondo me in, in ambito internazionale. E chi meglio di me lo può dire? Perché io ho provato per tanto tempo ad emergere um, in territorio internazionale, ma ho avuto onestamente dei problemi. Anche a parità, a parità di abilità sono messi meglio sicuramente. Uh, cioè, a parità di abilità gli altri sono messi meglio questo volevo dire. Quindi non lo so, ragazzi, non, non so che pensare, è una cosa che sinceramente non mi aspettavo, perché qui non si tratta del troll di una persona, di un tyrant, di una persona inglese ma si tratta di una presa di posizione di una compagnia, di una software house, per quanto riguarda il suo torneo ufficiale, il suo circuito torneistico ufficiale. Potrebbe essere anche un discorso di vendite, no, la frase che ho detto prima è del, dell'admin del Discord, quindi è la posizione ufficiale della compagnia. È un discorso di ping, di connessione e di distanza, ma ripeto il discorso della distanza non regge, perché la Francia è molto vicina all'Italia. Quindi, boh, 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 di sì, fatto che non me l'aspettavo. Questa in realtà è una cosa che è successa un po' di tempo fa, però me ne sono accorto oggi. Um, non lo so ragazzi, questo era l'argomento del giorno, cioè il primo argomento del, del giorno. E volevo farvi presente questa cosa per... Per chiedere anche la vostra opinione, cioè, secondo voi, ha senso che l'Italia venga discriminata in questo modo? O cioè hanno ragione perché le, le vostre connessioni fanno cagare? Oppure, secondo voi, la situazione è un po' cambiata? Perché io penso che sia un po' cambiata la situazione delle connessioni in Italia? Perché io sto nel profondo sud, che dovrebbe essere teoricamente arretrato, ma ho una connessione buona. Quindi. Non lo so, cioè, mi sembra un po' più onesto come, come metro di paragone um, utilizzare uno speed test come facevano al Capcom Pro Tour. Perché esistono connessioni brutte da noi, esistono connessioni brutte altrove. Cioè si sottopongono i partecipanti a uno speed test se non superano una certa soglia di banda, una certa soglia di ping. No, sei fuori. Cioè, cos così facevano... Il Capcom Pro Tour si organizzava così. E eh, vabbè, Enrico, non ti preoccupare. Comunque noi vediamo di riproporla settimanalmente, questa, questo talk. Quindi non, non finisce qua la cosa. Purtroppo <ride> vado sempre a beccare qualcosa. C'è sempre qualcosa. C'è sempre qualcosa da beccare. Mi sa che è scaduto l'embargo su Cyberpunk. Tra l'altro andiamo a vedere... Se, um, se sono uscite le recensioni vediamo un po' che dice quindi niente io avrei utilizzato un, un qualcosa di meno discriminante sinceramente e di più inclusivo perché il, um, il discorso connessione è, è un qualcosa di oggettivo misurabile in maniera oggettiva quindi, non, nessuno si sentirebbe discriminato. Cyberpunk ha preso 9 su VI. Intanto, nel frattempo, quindi è, un, è abbastanza un capolavoro, ma non è un capolavoro assoluto. Mi aspettavo onestamente di più come voto per Cyberpunk. 9 è pochino per un gioco che aveva tutta questa hype dietro. Ah, è scaduto esattamente adesso <ride> l'embargo. Che culo. <ride> Ho fatto il talk show nel momento esatto in cui è scaduto l'embargo di Cyberpunk. Manco a farlo apposta. Ovviamente non l'ho fatto apposta. Chi ha fatto la recensione? L'ha fatta Bruni, Alessandro Bruni. Mi aspettavo Fossetti, strano. Però l'ha fatta Bruni, l'altrettanto valido Alessandro Bruni. Quindi il discriminare la nazione. È... Non va bene secondo me. Ciao schiacci, per qualche strano motivo non mi esci tra i canali in live. perché questa cosa? Perché questa cosa? Non esco neanche in live possibile. Eppure sono in live. Cioè risulto in live. Oh. Uh... C'è da riflettere che guarda caso Italia e Grecia, due delle nazioni più prese per il culo, sono fra le escluse, ma l'Italia in particolare, perché la Grecia ha così pochi giocatori da non essere quasi rilevante. Quindi sinceramente è una cosa che... è una cosa che mi lascia un po' stordito, sinceramente. Zimmo, grazie mille, ti si vuole bene. Non dico che è giusto ma è prevedibile. No, non... guarda, uh, è giusto per certi versi, ma il fatto che ci sia una posizione ufficiale io non lo trovo giusto, sinceramente, non lo trovo assolutamente giusto. Um... È così. Ovviamente, ragazzi, anche se avete delle domande da farmi che non sono necessariamente inerenti il talk. Uh, fatele pure io ovviamente vi risponderò nei tempi e nei modi soliti per quanto invece riguarda un altro argomento di cui volevo parlare che erano i game awards finalmente ho la possibilità di parlarne abbiamo tante cose da dirci oggi allora um, io vorrei parlare dei game awards un po' a tutto tondo se me lo permettete non vorrei parlare soltanto di, uh, dal lato picchiaduro perché comunque ho altri interessi oltre ai picchiaduro eh, quindi penso che sia un discorso generico che riesca anche a coinvolgere voi anche se non avete particolari um, conoscenze in ambito picchiaduro ecco. quando sono sono il 10 sono tra tre giorni quindi il 10 sarà un bel giorno perché ci sarà ci sarà Cyberpunk e ci saranno anche Game Awards che probabilmente seguiremo insieme. Vediamo se riusciamo a seguirli insieme. Sarebbe carino. Devo dire che adesso eh, preferisco di gran lunga eh, seguire le cose in live con voi perché ho la possibilità di parlare con voi. Prima non era pensabile con lo stream straniero. Adesso invece sono ben contento di farlo. Quindi se avrò il tempo, se avrò modo, se sarò vivo, <ride> dati, gli ultimi, dati gli ultimi... come si dice? Date le ultime in ambito lavorativo, se sarò ancora vivo, la faremo volentieri. Se è riuscito a trovare una PS5, um, no, tatum, però a quanto ho sentito da Francesco Fossetti, forse riusciranno a riservarcene qualcuna per i redattori a gennaio. Forse, pensate come siamo messi, cioè, siamo messi in una situazione del genere, siamo messi nella situazione che a gennaio... Se siamo redattori, forse, forse, Sony ci fornisce una corsia preferenziale per comprarla. Per comprarla. Quindi è abbastanza allucinante la situazione PS5, devo dire la verità. Ciao Gowns, spero sia un format periodico. Quello è l'obiettivo, mio caro? Quello è l'obiettivo? Quindi per dicembre mi sa che ce lo scordiamo, a meno che non ci siano novità da parte dei vari rivenditori. Cucli, buonasera, ciao. Allora, ragazzi, parliamo dei Game Awards. E poi parliamo anche un po' di picchiaduro perché ho delle cose da, da segnalare. Allora, io vi darò i miei personali pick per quanto riguarda i Game Awards e poi se volete ne parliamo. Allora, Game of the Year... C'è questa situazione qui. Il Game of the Year secondo me è abbastanza difficile da indovinare quest'anno. Abbiamo secondo me: Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades e The Last of Us 2. Secondo me, la, la scelta più politicamente corretta è che metterebbe a tacere la maggior parte della gente, cioè metterebbe, eh, lascerebbe tranquilla la maggior parte della gente, è The Last of Us 2, ovviamente. Personalmente, io voterei ovviamente Final Fantasy Remake, però secondo me non ha molte speranze di farcela Final Fantasy Remake, anche perché è un gioco visto come una parte di un tutto. Quindi, non la vedo fattibile come cosa. Haydes sarebbe la scelta, <ride> sarebbe la scelta di carattere, sarebbe la scelta di carattere, ma. Non mi aspetto un lavoro del genere, considerato anche quello che abbiamo detto con pregianza l'altra volta, considerato chi c'è a giudicare i Game Awards, che probabilmente prenderà la scelta più popolare. Quindi far vincere un indie su Final Fantasy Remake e The Last of Us, la vedo molto, 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 molto dura. Ghost of Tsushima secondo me non ce la fa. Non, ce la, non può farcela. Ciao a Kajinka, e ciao a tutti gli altri che si sono appena uniti. C'è anche Doom Eternal, ma secondo me non ce la fa Doom Eternal, ho preso quelli che sono i miei candidati. Io non l'ho giocato The Last of Us, non l'ho provato quindi non mi posso pronunciare. Io sceglierei Final Fantasy Remake, ovviamente, con Hades come secondo, molto da vicino. Perché cioè, secondo me, andrebbe anche valorizzato il fatto che certi sviluppatori fanno dei titoli. Ottimi con risorse risicate perché ovviamente il budget di Hades non è il budget di Naughty Dog, quindi loro sono riusciti a fare un capolavoro da ogni punto di vista, anche con risorse risicate. Secondo me, questa è una cosa che andrebbe valorizzata um, nello scegliere il Game of the Year che va premiata, è successo con Cuphead l'anno scorso, è successo con Hades quest'anno. Tra l'altro è stato un crescendo quello di Supergiant, perché ha fatto un sacco di giochi validi, Bastion Transistor, Pyre è stato un po', un po una, una discesa, però Hades secondo me è proprio il culmine di quello che è stato il lavoro di Supergiant. Ciao Chaos e ciao Vanilla, ciao Vanilla Sky, saluti da Canosa, ricambio. Però The Last of Us è comunque un gran gioco e secondo me è la scelta più sicura che farebbe arrabbiare meno persone. Quindi. Il mio voto è Final Fantasy Remake. Um, sarà probabilmente votato The Last of Us. Uh, vorrei che vincesse Edis. Final Fantasy Remake secondo me non ce la fa, ripeto perché è un episodio. Non è un gioco finito. Best Game Direction. E qui io. Vabbè, qui Adis non ce la può fare. Qui io lo darei a The Last of Us, tranquillamente. Il game direction, cioè. Il taglio registico del gioco ce l'ha The Last of Us. E basta. Non ci sono altri candidati in grado di, di impensierirlo, secondo me. Ciao Sandro Burro, buonasera. E ciao Freezon. Quindi. Bene, così non credo che nessun altro possa competere, forse Final Fantasy Remake, ma non ce la fa perché The Last of Us è proprio il cinema trasposto su videogame. Quindi, questo è miglior narrativa. Ecco qui, io Final Fantasy Remake non lo voto perché a livello narrativo, diciamo che sono riusciti a fare, adesso non voglio spoilerare. Ma sono riusciti a fare l'impossibile, cioè quasi rovinare un gioco che era già perfetto così com'era. Il loro lavoro doveva essere semplicemente quello di riportare il capolavoro del 97 in una veste grafica rinnovata, magari con un combat system rifatto. Sono riusciti a fare il disastro. Lo so che mozzo, allora, eh, qui ne approfitto per dare un po' un parere su quello che è Final Fantasy Remake, senza spoilerare. Il finale di Final Fantasy Remake è. Può essere una gran figata o può essere una cagata pazzesca. Quindi io non posso dare un parere finale. Ovviamente da fan sfegatato dell'originale non posso tanto, non accetto tanto di buon grado quello che è stato fatto, però sono aperto a cambiamenti. C'è Nomura Purtroppo vorrei parlarne più approfonditamente, ma rischierei di cadere nello spoiler. E siccome questo è un talk show generico, non voglio cadere nello spoiler perché magari tra di voi c'è qualcuno che lo deve ancora giocare. E quindi. Sì, Final Fantasy VII Remake rischia di diventare un occhi del cuore, per citare Boris. Nomura mi preoccupa. Non ora mi preoccupa. Vanilla Sky, sei riuscito a prendere PS5 o niente ancora? Uh, niente ancora, purtroppo. Ciao Deimos. Ciao Oibo Buonasera. Quindi, per quanto riguarda la narrativa, a questo punto direi anche The Last of Us. Il problema è che rischia di essere un The Last of Us centrico, una convention The Last of Us centrica, perché se vince il Game of the Year, deve necessariamente vincere il Direction e deve necessariamente vincere il Narrative. Quindi non si può far vincere tutto a Della Us, ragazzi. Anche se il rischio è quello. Perché i grandi competitor non sono riusciti ad uscire, tipo Cyberpunk per esempio. È troppo tardi per Cyberpunk. Uh, Clodo, che ne pensi degli strategici? Io in realtà ho iniziato con gli strategici, prima dei picchiaduro. Allora la mia vita è stata sala giochi fino alla, alla terza media circa. Poi eh, prima che uscisse Street Fighter 4, cioè nel 2009, io sono stato ehm, un grande giocatore, un grande appassionato di, di Warcraft Warcraft 3. L'ho giocato a livello hardcore e sono entrato nella nazionale italiana di Warcraft 3. Ho anche vinto la mia partita desordio in nazionale, che mi ricordo, era contro il Portogallo. Però poi diciamo che sono stato un po' richiamato dal fascino, dei, dal fascino dei picchiaduro. Perché è dove sono nato. Ho avuto questa deriva strategica perché non, non si potevano giocare picchiaduro competitivi bene prima di Street Fighter 4. Uh, che esercito giocavi gli orchi? Vuoi sapere perché usavo gli orchi? Perché non c'erano orchi in Italia quindi nel momento in cui ho iniziato ad utilizzarli sono diventato automaticamente il miglior orco in Italia questo è il motivo, ho fatto una gran porcata e quindi lo sono stato per tanto tempo, perché che cosa è successo? come sono entrato in nazionale io? avevano bisogno di un, di un orco uh, perché per un fatto di bilanciamento per evitare certi matchup brutti e per battere automaticamente i non morti perché all'epoca era un matchup pesantemente a favore degli orchi e quindi mi hanno preso come, come giocatore della nazionale e mi sono tolto qualche soddisfazione. Come mai questo format? Semplicemente ho deciso che ho voglia di chiacchierare con la mia utenza a Bombay. È una cosa che volevo fare da tanto tempo eh, perché mi sono reso conto che mentre sto giocando io non riesco a rispondere bene alle domande. Quindi volevo proprio uno spazietto mio settimanale, personale o anche a livello... anche come fa Pregianza che invita qualcuno ogni tanto. Mi piacerebbe invitare qualcuno. Uh, mi piacerebbe invitare qualcuno di varie scene. Un Bode per esempio per Tekken, un Aso di mazze per Mortal Kombat. Uh... Ostrac per Street Fighter, cioè i, i capostipiti, i giocatori migliori della nazione per ogni, per ogni disciplina. I capisaldi, Brodino, sì. Recentemente hai giocato a qualcosa? Uh, sì, ho giocato a Path of Exile anche in diretta, l'ho portato anche in stream per un po', e ho giocato un po' a Diablo perché... Tritare demoni mi piacciono, mi piacciono quei giochi a cervello spento. Quindi, siccome utilizzo molte risorse mentali quando gioco ai picchiaduro e quando streamo, eh, preferisco giocare a dei giochi che veramente non, o non mi um, non abbiano alcuna pretesa a livello di riflessi, quindi gli RPG vanno bene, oppure sono proprio a cervello spento. Infatti, sono un grandissimo fan dei Museo. Come pregianza d'altra parte. Quindi ultimamente ho anche giocato a Dynasty Warriors 8, perché Dynasty Warriors 8 è il miglior musò su Dynasty Warriors. Il 9 è una cagata colossale. Se vi interessano i musò, non comprate Dynasty Warriors 9 perché è una cosa schifosa e indecente. Uh, qual è la lore su Tyrant? Um, praticamente quello che è successo, mi ricordo, adesso andiamo nella, nella fase controversa. Quello che è successo con Tyrant è stato lui continuava a perdere da dei giocatori italiani, no? A un certo punto uh, ha tirato fuori eh, il discorso che perde dagli italiani perché lagga e ha anche creato questo meme Italian players lag on wifi una cosa del genere che ha spammato un po' dappertutto e lo spammava ogni volta che perdeva da un italiano e io sinceramente l'ho ritenuta un po' una caduta di stile perché siccome è uno che comunque sta nel giro e rappresenta anche Varie, vari brand videoludici prendere posizione in questo modo e tra virgolette bullizzare um, la scena italiana che è già disastrata di suo per quanto riguarda la, la fama che ha presso l'estero mi è sembrata una cosa abbastanza gratuita e poco professionale. Quindi io l'ho tirato fuori questo discorso, ovviamente ero solo perché mi sono trovato anche gli italiani che mi davano contro su questa cosa. Quindi ho detto, vabbè, torno nel mio angolino, sto zitto e non ne parlo più. Oltre al fatto che si è espresso criticamente su quello che facevo, eh, spesso e volentieri. Adesso lui commenta Dragon Ball Fighters, il che significa che molto probabilmente non vedremo mai una, un, un World Tour italiano di Dragon Ball Fighters, perché è probabilmente la persona più anti-italiana che esista, o sicuramente la persona più anti-italiana che ho conosciuto. Quindi lo vedremo, vedremo il tour francese, vedremo il tour inglese, il tour italiano, anche per Fighters ce lo siamo giocato. Vedete quante cose ci siamo giocati, quante opportunità ci siamo giocati per il semplice fatto di essere italiani, senza che abbiamo fatto assolutamente nulla. Nulla soltanto per questo discorso delle connessioni che è una leggenda, secondo me. È vero che nella media abbiamo connessioni peggiori, però Milano va bene, ci, ci sono molte zone d'Italia che sono stracoperte per dire Emiliano ha fatto di recente un'ordinanza eh, secondo la quale ha fatto un accordo più che un'ordinanza un accordo con Telecom Emiliano è il presidente della regione Puglia eh, tramite il quale tutto, tutta la Puglia sarà cablata in fibra. E quindi, cioè, di che stiamo parlando? È diventato un po' uno strascico di quello che succedeva prima. Qualche anno fa le connessioni italiane erano, italiane erano le peggiori. E ve lo dico io perché ho voluto streamare per 11 anni, ma per 11 anni sono rimasto con una 7 MB in down e 0.2 in up. Quindi so benissimo di che cosa si parla, ma adesso non più. Adesso non più. Comunque andiamo avanti nella nostra analisi perché voglio arrivare alla ciccia. Alla ciccia. Best Art Direction, Hades secondo me. Oppure Ori, o Hades o Ori. Secondo me l'Art la, Direction dovrebbe, dovrebbe andare a uno dei due indie. Ciao Luca Tom, la colpa è dei Toscani. Secondo me dovrebbe essere Ori e secondo me vincerà Ori sull'Art Direction. Questo è il mio parere. Oppure ancora una volta The Last of Us. Ma mi auguro di no. Cioè mi auguro che The Last of Us non vinca tutto. Teoricamente ci sta su ogni punto di vista, però. Dai. Attenzione, best score and music. E qui dobbiamo parlare. Qui dobbiamo parlare in maniera abbastanza approfondita. Questo, questo è l'ambito picchiaduro. Dovrebbero essere i due discorsi più ciccioni di questo primo talk show. Quindi parliamone. La cosa che mi interessa particolarmente è il fatto che hanno diviso audio design, cioè gli effetti sonori e score and music, quindi la musica, per quanto riguarda Best Score and Music, abbiamo Doom Eternal, Final Fantasy Remake, Hades, Ori Orian Will of the Wisps e The Last of Us Parte 2. Il discorso è questo. Dobbiamo un attimino contestualizzare. Doom Eternal, Mick Gordon è bravissimo, ha fatto anche diversi temi, anche per Killer Instinct, ha fatto il tema di TJ Combo per Killer Instinct, è, è bello, è bello potente, è bello, è un sound che va a, va a fondersi perfettamente con quello che è l'universo di Doom. Quindi bene, ottimo, però secondo me non può competere con gli altri, non per il momento. Arrivo, Deimos, ti risponderò. Um, per quanto riguarda Final Fantasy Remake, vabbè, sfondiamo una porta aperta. Però, Final Fantasy Remake non è un lavoro originale. Il lavoro che hanno fatto con Final Fantasy Remake è un lavoro che comunque pescava a grandi mani da Uematsu. Anche se non è Uematsu che lo ha scritto. Detto questo. Comunque il lavoro che hanno fatto di modernizzazione e di attualizzazione, di contestualizzazione sull'opera originale è notevole. Non sono dei semplici remix, sono delle reimagining. E delle reimagining pesanti. Come vi ho detto, e l'ho letto anche in un'intervista che hanno fatto ai musicisti che hanno creato la musica di Final Fantasy Remake, loro praticamente hanno dovuto ricontestualizzare il gioco per diverse, diverse ragioni, io ho individuato diverse ragioni, una ragione di queste è il fatto che dove, dovete assolutamente ricordarvi che in Final Fantasy originale non c'era il parlato, quindi la musica doveva parlare. Adesso la musica deve essere un sottofondo e un commento alle azioni, quindi è diverso, deve essere più dinamica. Questa attualizzazione è stata fatta in maniera perfetta. Perché? Se voi vi andate a vedere il gioco, a me piacerebbe fare una playthrough del gioco. Eh, educata, parlando più che altro della colonna sonora. Non so se lo farò, mi direte voi se poi vi piace l'idea, perché c'è tanto da sottolineare. Ovviamente non, ehm, non posso andare a sprecare il discorso in questa live in cui deve essere un passant. Ma ogni pezzo qualcosa di procedurale all'interno. Vi siete mai chiesti, vi dico questo, vi siete mai chiesti perché um, il tema di Iris, per esempio, ha 5-6 diverse varianti all'interno di Final Fantasy Remake, mentre diciamo che nell'originale ne ha due. Ne ha a quella del primo incontro. È quella poi della morte, non mi dite spoiler che vi ammazzo perché nel 2020 non è possibile che questo sia uno spoiler. Quando muore ha un tema diverso da quando la si incontra la prima volta, invece qui ne ha 5 o 6. Per dire, io ho, ho analizzato questa cosa e sono contento di aver trovato conferma poi all'interno dell'intervista quando la si incontra la prima volta nel gioco fanno una grandissima figata. La grandissima figata è che parti del tema vengono omesse o vengono remixate e altre parti vengono fatte in maggiore. Sapete perché vengono fatte in maggiore? Perché in quel momento, a livello drammatico, non c'è una scena triste. In quel momento il tema è appena accennato. Poi, ripeto, è difficile spiegarvi la cosa. Senza, nel, senza farvi ascoltare e senza entrare nel merito. Quando la si incontra la prima volta, il tema è appena accennato. Ci sono delle parti del tema che vengono completamente omesse. Gli accordi sono tutti maggiori. Cioè gli accordi... E questo non lo so, forse sto leggendo troppo in là, ma potrebbe anche essere una sorta di foreshadowing. Cioè pensate a questa cosa. Tutto il lato oscuro di quel tema... Viene completamente cancellato. Completamente. Um, mentre per quanto riguarda um, la seconda volta che la incontrate, quando siete negli slums o quando siete in particolare a casa sua, Succede che viene tutto contestualizzato in maniera sinfonica, in particolare usando l'obo, eh, che è, un tema che è un, uno strumento che spesso e volentieri evoca la natura. Quindi si va prima ad evidenziare il fatto che il personaggio non lo si conosce ancora, o meglio il protagonista non lo conosce ancora, e quindi vengono tagliate delle parti. La seconda volta lo stesso tema viene rielaborato in maggiore e in maniera sinfonica a testimoniare l'immersione nella natura, quindi è lo stesso tema che assume forme diverse. Questo, questa attenzione qui non c'era nell'originale. La mia top 3 di stage nei picchiaduro, uh, a me piace molto Stuni, di King of Fighters 11 se non sbaglio, poi di King of Fighters 13 mi piace um, lo stage finale, quello, No, lo stage finale, quello prima dello stage finale, dove c'è Adel, si combatte Adel, il figlio di Rugal, e c'è la sorella di Adel che suona il pianoforte, suona lo studio rivoluzionario di Chopin. E al primo posto, ehm, sinceramente, a me piace molto lo stage di Andy di Fatal Fury, quello sulla, sulla barca. Si, sì, Azarius, ovviamente al game of the year non si fanno ste segmentali. È scontato, però me le faccio io. Cioè, il fatto che ci sia, non, siano, non siano competenti perché, ovviamente, non sono musicisti che ci sono eh, che al Game Awards, non significa che non si possa fare un'analisi più profonda. Per quanto invece riguarda um, Hades, ecco, Hades è un'altra bomba. Hades è un'altra bomba. E... <ride> Io sono impressionato dal fatto che ci sia un solo compositore di tutti i giochi Supergiant che è questo Darren Korb, che è un chitarrista ed è una bomba, perché la stessa persona ha dei tratti addirittura in comune con Uematsu secondo me, perché la sua capacità di adattare la sua opera, pur preservando il suo stile, ai vari contesti in cui i giochi Supergiant si sono ambientati, è fenomenale, secondo me. Quindi per dire, su uh, Transistor andiamo su Cyberpunk. Lui mantiene il suo stile, ma è più cyberpunk, se pensiamo per esempio a The Spine, se esempio, pensiamo a Paperbots, sono tutte su cyberpunk, ma anche i brani sono strumentali. La mia colonna sonora preferita è Transistor, tra i vari giochi Supergiant, però anche Hades diciamo, dà il suo contributo e lì invece Darren Korb si sposta sull'epico la gran figata secondo me di questo autore è che lui non perde la sua identità cioè se voi ascoltate le varie colonne sonore sapete che sono fatte da lui però si adattano al contesto videoludico questa secondo me è una figata ovviamente va menzionata anche Ashley Barrett che è un po' diciamo la mano chiamiamola la mano, la voce se Darren Korb è il cervello e la mente, Ashley Barrett è l'esecutrice. Perché senza la sua voce non si riuscirebbe a dar vita all'universo di questi titoli. E secondo me hanno contribuito molto entrambi al world building. Sì, Jashugan è un nuovo format. Hai un giradischi? Sì, certo che ce l'ho. Quindi secondo me tra questi due anche Ori è dell'Astovasi io ho estremo rispetto per Santa Olalla ma lui è veramente molto settoriale come musicista lui è un fenomeno in spe quello specifico ambito è un fenomeno in quell'ambito ma non è versatile come gli altri due non è versatile come Darren Korb e non è versatile come questi Masashi, Hamauzu e Suzuki che hanno rifatto Final Fantasy Remake è un po' troppo monodimensionale, secondo me. Pur parlando comunque di eccellenza, infatti, i titoli che hanno scelto mi piacciono veramente molto. Perché sono comunque anime diverse. Perché passiamo dalle atmosfere etere di Ori al metal brutale, al rock brutale di Doom Eternal, passando per Final Fantasy, Hades e The Last of Us. Quindi è un... sono delle belle scelte, il che mi fa pensare che comunque ci sia uno studio dietro. Però, secondo me, è tra Hades e Final Fantasy Remake. Audio design direi The Last of Us, non voglio soffermarmi troppo. Best Performance, purtroppo io qui non posso parlare. <ride> su Best Performance non posso parlare perché. Non ho giocato nessuno di questi giochi. The Last of Us non l'ho giocato, ho soltanto ascoltato la colonna sonora. Ghost of Tsushima, non l'ho giocato e non lo giocherò. Miles Morales, ovviamente <ride> me lo faccio su PS5 se me lo devo fare. E Hades sto aspettando di farmelo come si deve. Quindi. Sospendo il giudizio. Sospendo il giudizio anche su Games for Impact perché non, non li ho giocati. Per quanto riguarda gli ongoing, idem, <ride> ci sono un sacco di categorie che non, non, non conosco. Diciamo, io parlo, sono abituato a parlare delle cose che conosco. Su Doom Eternal non c'è solo il metal ma usa parecchio anche una strumentazione synth. Sì, non è puro synth come può essere per esempio un hotline Miami o un Virtuaverse. Tra l'altro vi invito caldamente, se non l'avete fatto, a giocare Virtuaverse o perlomeno a sentirvi la colonna sonora perché è un synth wave della Madonna. Hanno utilizzato una band, non so quanto è famosa, io l'ho scoperta grazie a Virtuaverse, um, che si chiama Master Boot Records e sono estremamente bravi. Fury assolutamente, o Furi, non so come si, chiama, si, si pronuncia. Sì, sono i capostipiti. Secondo me, Virtua i due hotline Miami. I due hotline Miami, soprattutto. Ma è facile, è facile dirlo perché gli hotline Miami sono frutto di una collaborazione di tutti i migliori artisti synthwave. Uno per tutti, Carpenter Brut, che è secondo me il top per quanto riguarda il synthwave e l'elettronica in generale, in ambito videoludico. Cioè è lo Uematsu del Synthwave per quanto mi riguarda anche Moon. C'è cioè Hydrogen che è bellissima. Carpenter, però, soprattutto le Perv um, Roller Mobster, sono tutti dei pezzi fenomenali, secondo me, dal punto di vista dell'elettronica, però anche questi Master Boot Records, secondo me, vanno ascoltati. Vanno ascoltati. Uh, dicevo um, ritorno velocemente. Uh, miglior indie Adades. Hades vincerà miglior indie. Sicuramente. Cioè mi gioco la mano destra. Anche se c'è Fall Guys. Ah, c'è Fall Guys. Però. Madonna se vince Fall Guys, sbrocco, ragazzi. Non può vincere Fall Guys. Miglior indie soltanto perché ci giocano tutti i minchia. Madonna, mi divent divento una bestia. Divento se vince Fall Guys, divento veramente una bestia. Ho capito, è divertente è quello che volete, però cavolo. Io non sto, non sto assolutamente giudicando chi ci gioca, eh. Però... Non ce la posso fare, ragazzi. Cioè sono veramente su due livelli completamente diversi. Però secondo me vince Fall Guys, ragazzi. Sapete perché? Per l'orrida, l'orrida logica dei numeri. Io spero, Edis. Questa è una delle categorie che seguirò di più. Sicuramente gli altri non possono competere, è una battaglia a due tra Fall Guys e Hades. Sì, hey, um, Fall Guys è una meteora, destinata a spegnersi, a Hades è destinato a rimanere un capolavoro eterno, secondo me. E soprattutto c'è tutto un altro lavoro intellettuale dietro. Questo, a mio parere. Uh, miglior Mobile sicuramente vincerà Genshin Impact, anche se Among Us. È abbastanza vicino. E Mongasa è un altro gioco a cui giocano tutti. Tutti. Tra l'altro è un gioco vecchissimo che è stato ripreso, mi hanno raccontato. Quindi, boh. Ma Genshin Impact vincerà. Lo voglio provare, Genshin Impact, sinceramente. Mi hanno incuriosito. Mi ha incuriosito soprattutto il pregianza. Riguardo Genshin Impact, perché a furia di vederglielo giocare, a furia di sentirne parlare in maniera così presa, perché purtroppo allora il discorso di Pregianza è questo: io mi rendo conto che lui è una persona profondamente sincera e ha il mio stesso problema um, sociale, diciamo quando prova qualcosa fa molta fatica a nasconderlo. Quindi anche un cretino riuscirebbe a capire se una cosa gli piace o no. Non si sforza neanche più di tanto di nasconderlo. Però diciamo che a prescindere ha difficoltà a, a dissimulare le sue emozioni, che è una, è una cosa che lo accomuna a me un po' come personalità. Quindi a furia di sentirgliene parlare in questi termini, voglio provarlo. Però non mi posso esprimere, ma secondo me vincerà Genshin Impact. Best Community Support... Uh, il discorso è questo, ci sono Fortnite, Fall Guys, Destiny, qui veramente può vincere chiunque. Qui veramente può vincere chiunque. Quindi boh, Valorant. Secondo me Valorant non ce la fa contro Fortnite, io direi Fortnite a questo punto. Direi Fortnite, perché ha più numeri, ha più numeri e più numeri sul lungo periodo rispetto agli altri, perché Valorant secondo me è troppo presto per valutare il supporto della community per vedere se è una meteora o no Apex Legends secondo me è stato un mezzo flop um, Destiny 2 è comunque sotto No Man's Sky no secondo me ancora una volta, una volta è tra Fall Guys e Fortnite e tra Fall Guys e Fortnite sicuramente Fortnite non è una meteora perché è sul, è sul pezzo da più tempo sì, lo so che è diventata una bomba, però qui si parla di supporto della community, quindi si parla secondo me spiccatamente di numeri. Numeri su Twitch, numeri sulla piattaforma e numeri sul gioco. E Fortnite uh, pisce in testa a tutti, ragazzi, c'è niente da fare. Che piaccia o che non piaccia, quindi bisogna cercare di essere oggettivi da questo punto di vista. Best VR, non commento. Accessibility, eh, qui io non neanche posso parlare perché non so che cosa hanno fatto della Stovaz Assassin's Creed per i disabili. Come hanno fatto a gestire la cosa? Non lo so, non mi sono informato. Quindi ripeto sulle cose che non so, evito di commentare perché è proprio la mia politica. <coughs> Miglior action e qui compare Streets of Rage 4. Attenzione, Streets of Rage 4. Bel gioco, dico la mia perché quando l'ho portato sul canale um, diciamo che non stavo streamando in italiano quindi non ho avuto modo di parlarne in maniera estesa. Uh, ciao Fargo, ciao buonasera. E eh, lo so Flamna, io ripeto non lo so, cioè non, non mi sono documentato, professo la mia ignoranza. Ah, io tra l'altro rientrerei nei disabili perché sono daltonico, quindi teoricamente avrei anche le carte in regola per giudicare, ma non, uh, non lo farò perché non mi sono documentato. Dicevo, Streets of Rage, gioco che non ho avuto il mo modo di, di presentare alla community italiana, è un gran gioco secondo me. È un gran gioco, è un gran remake che rende assolutamente giustizia a, a quella che è stata la legacy di Streets of Rage. È un bel bellissimo dal punto di vista grafico, secondo me è il modo migliore per innovare senza snaturare. Il sistema di combo ottimo. Oh, io ho guardato Anto Pants. Non so se lo conoscete, è lo speedrunner più famoso al mondo della serie Streets of Rage. Se vi piace il gioco, vi consiglio di andarvelo a guardare di, le sue di vedervi le sue speedrun. Lui ha finito il gioco, non mi ricordo, no, non con un credito, lo ha finito. A livello mania con tutti i personaggi, compresi quelli vecchi, quindi ha fatto un lavorone. E io mi ci sono anche appassionato a queste speedrun perché usa delle tattiche interessanti. Purtroppo hanno un po' stuprato la difficoltà mania. Perché a quanto lui dice, con le patch successive la gente si lamentava e quindi è stato semplificato. Ma il senso, io non capisco il senso di questa cosa. Perché la difficoltà più alta in un gioco single player deve essere impossibile. Cioè, se la semplificate, il, il lavoro di, sulla longevità qual è? Ci deve essere una difficoltà che pochi eletti possono battere, perché dai longevità al titolo, lo fai respirare in questo modo, la gente studia le strategie, um, continua a giocarlo e quindi allunghi la vita del titolo facendo così. Se la vai a semplificare perché la gente si lamenta, magari accontenti 10 persone che si lamentano, che potrebbero benissimo utilizzare un settaggio di difficoltà inferiore. Um, ma poi vai a scontentare tutti i giocatori hardcore. Anche perché chi si lamenta, secondo me. Se si impegnasse un po' di più se proprio è appassionata del gioco, ce la farebbe tranquillamente. Però la gente non ha voglia di impegnarsi. E, sinceramente, questo è un argomento che mi sta particolarmente a cuore. Ma ripeto, ci sono tanti spunti, ci sono tanti spunti di cui parlare. Ed è il fatto che um, i giocatori casual vogliano trascinare al proprio livello. I giocatori esperti, Expanding Man, thank you so much. Man. Thank you. Buonasera, Schiacci. Buonasera, buonasera, buonasera. Dicevamo, um, il dibattito poi è anche basato sul, sul discorso Sekiro. Perché su Sekiro si parlava della possibilità di abbassare la difficoltà. Allora io posso capire i casual, io rispetto i casual. I casual sono lo zoccolo duro, sono il, la base del discorso su un titolo. Perché se non piace i casual il titolo è destinato a morire, quindi sono la linfa vitale. Ma il discorso è, ho capito che sono quelli che fanno vendere il gioco, ma... Devono trascinare a sé anche il resto dell'utenza? Ha senso questa cosa? O ha senso differenziare ciò che è per i casual e ciò che è per i giocatori più appassionati? E soprattutto vale la pena andare a snaturare i giochi che fanno della propria difficoltà il marchio di fabbrica? Penso per esempio a Dark Souls, penso per esempio a Sekiro. Sono giochi che perdono proprio la propria natura se vai a semplificarli e questo è super vero anche in ambito picchiaduro ciao Marco, buonasera e ciao Anarkin quindi, boh, non lo so non so che pensare comunque dicevo, Streets of Rage 4 ottimo, capi ottimo gioco secondo me il miglior action dovrebbe vincerlo Hades, ancora una volta secondo me Hades qualcosa lo vince non so cosa, ma qualche premio lo vince sicuramente sono sicuro quasi al 100% che si porterà a casa qualcosa Best action adventure lo vincerà Della Stovaz. Non, non conta neanche la mia opinione. Lo vincerà Della Stovaz 2. Miglior gioco di ruolo? Eh, 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 eh. eh. Miglior gioco di ruolo, ragazzi. Questo è, questo è tosta. questo è tosta, ragazzi. E a chi lo diamo il miglior gioco di ruolo? Abbiamo Final Fantasy VII Remake. Abbiamo Genshin Impact. Persona 5, Like a Dragon. Di Yakuza. Wasteland non lo conosco. Devo. Devo, devo professare la mia ignoranza in materia. Chi lo vince? Io non me la sento di dare un parere. Persona 5, io l'ho comprato. L'ho comprato ma non l'ho ancora giocato. Appena non l'ho messo in sconto l'ho comprato immediatamente e me lo voglio fare. Final Fantasy Remake ha fatto tanto eh, per il genere RPG. In questa, in questa generazione. Secondo me ha il miglior combat system di tutti i Final Fantasy. Lo so che mi dico forse una bestemmia per alcuni di voi, però Final Fantasy Remake uh, ha il miglior combat system secondo me, perché unisce le cose migliori del sistema a turni e del sistema in tempo reale. È un signor combat system. Yakuza non credo che ce la fa. Quindi io Yakuza lo escluderei, sarei estremamente sorpreso di vedere Yakuza vincere su Final Fantasy Remake e Persona 5. È figo, io non l'ho giocato, l'ho guardato molto perché mi interessa e penso che lo approfondirò quando, quando ci sarà la possibilità. Non lo faccio adesso semplicemente perché ho troppa roba da fare. Quindi, già devo fare Persona 5, già devo fare tutti Kingdom Hearts. Lo prenderò più avanti, non per un discorso economico, ma perché rischio proprio di non cagarmelo completamente. Secondo me è tra Final Fantasy Remake e Persona 5 e non so cosa scegliere, onestamente. Per quanto riguarda la colonna sonora, che è l'unico aspetto che conosco, ma che conosco bene di um, Persona 5, si tratta di un acid jazz che si sposa, secondo me, perfettamente con l'estetica. Um, con l'estetica di Persona 5. È, è una figata perché, se voi guardate. Uh, il uh, Laced, proprio a livello grafico di persona. La colonna sonora si sposa perfettamente con quello stile grafico. Secondo me questa è la parte più impressionante della colonna sonora, cioè il fatto che um, estetica artistica ed estetica musicale siano quasi sovrapposti in quel gioco. Secondo me, nessun gioco ha questa, questa capacità. Sì, è una roba pop alla Andy Warhol esattamente. Sia in ambito musicale sia in ambito artistico sì, il discorso di Final Fantasy Remake che fa Fargo ha assolutamente senso secondo me Final Fantasy Remake pagherà molto il fatto che non è un titolo completo, è bellissimo per carità, ma è un episodio di una serie anche Persona 5 lo è, ma io penso che il um, Persona 5 sia autoconclusivo poi ripeto, non lo so, non l'ho giocato ma è un capitolo a sé che inizia e finisce Final Fantasy 7 Remake finisce presagendo altro ovviamente perché sappiamo già che ci sarà dell'altro faranno Final Fantasy VIII remake non credo non credo perché questo progetto Final Fantasy VII remake richiederà tanti di quegli anni che secondo me non se la sentiranno di riproporlo su un altro capitolo secondo me hanno detto ok ragazzi dobbiamo rifare un lavoro massiccio di remake dobbiamo fare un lavoro massiccio di remake su un titolo della saga. Dobbiamo sceglierne uno che valga per tutti. Ed è ovviamente il 7, quello che andava scelto. E basta, non rifaranno non rifaranno altro. Anch'io vorrei vedere il 6, per esempio, remake, cioè immaginate che un Final Fantasy 6 remake che figata sarebbe. Ma l'8 anche perché gli hanno fatto la remaster, non credo. E sic sicuramente se dovessero scegliere un altro Final Fantasy da rifare non sarebbe l'8. Perché l'8 non è proprio il miglior capitolo della serie, mettiamola così. Qualcuno dice basta remake, servono giochi nuovi. Final Fantasy. Vi, vi dico qua e basta perché sennò spoilerò È veramente un remake Final Fantasy VII? Possiamo veramente definirlo un remake? C'è un rifacimento del vecchio? Non lo so. Non credo. Non credo. Però... Shh, non andiamo oltre. Quando lo finirete capirete. Magari facciamo una live su Final Fantasy, solo su Final Fantasy. E ne parliamo anche a livello spoiler. Così non andiamo a offendere chi, chi si è connesso e non l'ha giocato. Però per adesso zitto in Mosca. Attenzione, la prossima categoria che abbiamo è la categoria Best Fighting. Eh. E qui devo, devo vomitare tutta la bile che ho dentro. Tutta la devo vomitare. Perché qui siamo in unplugged, qui siamo... Siamo a me che mi metto a vostra disposizione e vi dico quelle che sono le mie opinioni. Allora, partiamo. Abbiamo Grand Blue Fantasy Versus, Mortal Kombat Ultimate, Street Fighter 5, One Punch Man e UNIEL, così lo chiamano gli addetti ai lavori, Under Night in Birth. Allora, allora, allora... Il discorso è questo. Secondo me il criterio utilizzato per scegliere questo Game of the Year è una cagata pazzesca. È una cagata. Perché tu non puoi considerare i giochi che hanno ricevuto anche una versione completa nel 2020 come giochi nuovi. Perché secondo questo criterio io l'ho capito il criterio che hanno utilizzato. Secondo questo criterio rientra Street Fighter 5. Perché pur essendo sempre Street Fighter. C'è la Champion Edition allora, vabbè, boh, gioco nuovo del 2020. Ok, Mortal Kombat Ultimate stesso discorso. Versione Ultimate un altro package completo, gioco nuovo del 2020. Gran Blue OK. Gran Blue ci sta perché è uscito nel 2020. One Punch Man OK, tutti gli altri sono comunque usciti nel 2020. Bene, come si fa a giudicare miglior picchiaduro dei giochi usciti soltanto in quell'anno? E soprattutto fare un distinguo tra quelli che hanno avuto un package finale e quelli che comunque sono in corso d'opera come Dragon Ball Fighters e come Tekken, ma che non hanno ricevuto una Game of the Year. Che poi perché non l'hanno ricevuta la Game of the Year? Ma perché non sono finiti ancora? Come fai a fare un pacco completo di un gioco in cui i cui personaggi devono ancora uscire? Non puoi. Fai finire i Season Pass. Ma ripeto, è un. È un, è un criterio di merda. Perché Tekken, perché Dragon Ball FighterZ sono ancora comunque giocati, sono, vanno visti come game as a Service, non vanno visti come giochi a sé stanti. Perché i picchiaduro durano 5-6 anni. E che fai? Non consideri i giochi che vengono giocati perché hanno una, un, uno spend di vita più largo degli altri giochi? Non puoi considerare i picchiaduro con lo stesso criterio con cui consideri i single player. Perché per i single player ha senso, perché sono fatti e finiti in quell'anno. Bisognerebbe valutare i giochi allo stato attuale, non i giochi che hanno avuto la Game of the Year. Che cavolo di discorso è, scusate? Cioè, allora, come dire, um, non lo so. The Last of Us esce un pacchetto DLC, non esce la versione finale con il pacchetto DLC, allora non è eleggibile. The Witcher 3 è uscita la Game of the Year, e allora votiamo The Witcher 3. Ho preso due giochi a caso, eh. Cioè non ha proprio senso sta cosa. Detto questo, cerchiamo però di lavorare. <ride> Tira la manata sul tavolo. <ride> no perché mi si rompe il microfono. Uh, detto questo, cerchiamo di lavorare con quello che abbiamo. È sempre stato così ogni anno oppure questo in particolare? No, questo in particolare. Perché quest'anno quest in particolare, per via del Covid, è stato particolarmente povero di picchiaduro. Gli altri anni non si è sentita così tanto. Esatto, persone l'hanno messo nei best RPG per la Royal. Cioè, Vabbè. Parliamo dei vari picchiaduro Allora, Granblue non ce la può fare. Cioè, Granblue, per il supporto della. Soltanto per il supporto della community, non ce la farà. Perché tu entri su Granblue, non trovi neanche un avversario. Anche se cerchi per un'ora nel matchmaking. Quindi, Anche no. È un peccato perché è un bel esperimento di avvicinare i casual ai picchiaduro. Ma no, non ce la fa. Perché secondo te nel best ongoing, ongoing game non c'è Monster Hunter non ho idea non ho idea è, ed è un peccato sinceramente perché probabilmente avrebbe vinto forse è stato un po' messo in a è stato un po' appannato dagli altri titoli che hanno comunque numeri enormi tipo Fortnite e gli altri forse proprio per il, il numero di player perché l'ongoing deve prevedere un, un bel corpo di giocatori forse Monster Hunter ha meno utenti di Fortnite Tiro a indovinare, eh? non lo so. Dicevo, Gran Blue non si trovano avversari quindi, no, non ce la fa. Non è un gioco che merita il Game of the Year, anche secondo me. Mortal Kombat 11, secondo me, è il candidato migliore, il candidato più forte, perché ha fatto comunque un lavorone. Poi che il gioco possa non piacere, e io per primo dico che il gioco è noioso, che il gioco possa non piacere ok, posso anche capirlo, però hanno fatto un lavorone dal punto di vista del PR, hanno fatto un lavorone dal punto di vista del contatto con la community, per esempio prendo, eh, prendo ad esempio i Combat Cast, che sono, ne abbiamo anche parlato sul mio canale YouTube, no? sono delle iniziative. La community per parlare direttamente con gli sviluppatori Capcom l'ha fatta, sta cosa no, non l'ha mai fatta, anzi, si è tappata le orecchie. Quando tutti urlavano Netcode, Netcode, Capcom era così, quando si è svegliata Capcom? Quando un unico programmatore li ha messi in ginocchio, li ha messi in mutande, sistemando il Netcode al posto loro. Allora si è svegliata perché, se non si fosse svegliato, sto programmatore campa cavallo con Netcode. Capcom invece, Netherrealm incontra periodicamente. Um... Incontra periodicamente la community, gli fanno anche gli auguri. Ogni tanto prendono a caso membri della community che festeggiano il compleanno e gli fanno gli auguri. Queste sono, sono cagate, però non lo so, fan, ti fanno sentire un pochettino più coccolato da parte degli sviluppatori. Il fatto che ci siano dei talk show in cui spiegano la logica del loro bilanciamento, spiegano la logica delle proprie azioni. Mm. Quindi, oltre a questo, proviamo a mettere a paragone i due candidati principali, che sono ovviamente Mortal Kombat e Street Fighter 5. No? Questo è il primo, il primo aspetto, rapporto con la community. Secondo, aspetto della cura della presentazione del proprio prodotto. Allora, se avete visto la presentazione del Trittico per, um, per Ultimate, quindi Rain, Milina e Rambo. C'è stato un trailer cinematografico dove fanno un po' una scenetta tra i tre personaggi. C'è stato un trailer per ogni personaggio, tra l'altro doppiato da Johnny Cage fa anche ridere, è anche messo in maniera simpatica dal, um, dall'attore che fa Johnny Cage. Ci sono stati dei combat cast per presentare ogni personaggio e tutte le varianti. E quindi questo è il pacchetto che offre Netherlands. Capcom che cosa ha fatto? Capcom ha detto... Forse vi diamo danno a dicembre, forse. Nel frattempo beccatevi questo, questo gameplay fatto col cellulare perché non abbiamo fatto in tempo a farlo. Mai visto uno straccio di contatto con la community? Mai. C'è stata quell'unica cosa che hanno fatto per il Summer Pack in cui hanno fatto vedere l'immagine, neanche il render, l'immagine disegnata dei personaggi che usciranno, perché i trailer non ce li abbiamo, non, non, perché dobbiamo fare i trailer? Possiamo filmare con il cellulare il gameplay? E poi hanno detto, vabbè, um, gli altri personaggi ci vediamo nel 2000 Mai, perché l'ultimo personaggio esce inverno 2021. Quindi ciao, ciaone, addio. Questo è Capcom. Mortal Kombat fa uscire tutti i personaggi insieme, con tutti i trailer e tutto il resto. Di One Punch Man non voglio neanche parlare, perché è uno spreco di minutaggio, anche averlo soltanto nominato è uno spreco di secondi preziosi. Uniel... Bel titolo, ma un po' troppo indie, secondo me. Peccato che non gli abbiano ancora messo i rollback, perché gli avrebbe fatto guadagnare dei punti. Io lo proverò a Union, perché io ho deciso, proprio come, come programma di questo stream, proverò tutti i giochi che avranno i rollback. Tutti. Quindi ci faremo uno schiaffi sempre su Union. Sicuramente. Anche perché voglio colmare questa, questo, gioco che non questo picchiaduro che non conosco. Quindi non posso parlare, ma mi sembra veramente troppo indie per... Uh... Per essere considerato è chiaro che la sfida sarà tra Street e Mortal Kombat. Allora, secondo me è proprio un fatto di uh, etica lavorativa per questo motivo dovrebbe vincere Mortal Kombat. Perché se vincesse Street Fighter, il messaggio che passerebbe a Capcom è possiamo fare le cose al cazzo. A cazzo dei cane, come direbbe qualcuno. Tanto la gente ci segue ovunque, vinciamo premi comunque, quindi possiamo togliere budget. Questo budget va bene perché vinciamo comunque il Game of the Year facendo le cose a cazzo. Invece, se la concorrenza vince, si danno una svegliata. Secondo me. <coughs> Anche in vista di Street Fighter VI, dovrebbe vincere Mortal Kombat. Però va a finire che vince Street Fighter. Best Family for guys. Boh, non lo so, anche se a me Mario Kart piace come gioco per famiglia. Anche Animal Crossing, carino, come gioco per famiglia. Best strategy, non ne conosco, manco uno. Quindi passerò Best Sports idem con patate. Best multiplayer. Molto probabilmente lo vincerà Emon Gas. Io dico Emon Gas. Però anche qui sembra abbastanza equilibrata. Content creator, non me ne può fregare di meno, non so chi è sta gente. Madonna quante donne ci sono. Alana Pierce è la ragazza che è stata scritturata da Sony, vero? Per, uh, probabilmente per il nuovo God of War. Solo lei conosco. Mi sembra di aver letto un articolo su di lei. Uh, Fire Emblem ci sta in strategy. No, in strategy che cosa c'è? In strategy c'è Crusader Kings, Desperados 3, Gears Tactics, Microsoft Flight Simulator, negli strategy. Vabbè, è XCOM, non li conosco io, sinceramente. Vabbè, content riedo. Gioco di debutto. Che cos'è il debut game? A questo punto penso che vincerà Phasmophobia perché ha fatto un sacco di baccano. Credo. Credo vincerà Fasmofobia. Migliore atleta eSport e purtroppo questa volta, se non vi ricordate male, la volta scorsa l'ha vinto Sonic Fox, che è un picchiadurista. È stata una bella cosa per i picchiaduristi. Quest'anno, dopo che l'Esports Player of the Year l'ha vinto un picchiadurista, hanno deciso bene di togliere tutti i picchiaduristi. Perché no? D'altra parte ha soltanto vinto il premio come migliore, perché dovremmo considerare di nuovo i picchiaduro? No? Non, non, non c'è motivo, hanno soltanto vinto il premio la volta scorsa. Però adesso a, parte, adesso, a parte il troll, il discorso è: non ci sono stati tornei offline quest'anno di picchiaduro. Il covid ha un po' ucciso i picchiaduro. Quindi ha senso. Ha senso questa cosa. Mi dispiace, ovviamente, io devo tirare l'acqua al mio mulino. però il covid uccide l'offline, quindi pazienza. Non c'è stato levo. La Capcom Cup non c'è stata quest'anno. Miglior coach, non ho idea di chi sia sta gente, miglior evento. Boh, <ride> non lo so. Gioco eSport, eh, questo è interessante, ovviamente non abbiamo picchiaduro manco per il cazzo. Non avevo dubbi. Direi League of Legends a questo punto. Ovviamente sono io il miglior coach, ovviamente. League of Legends direi, perché Call of Duty sì, vabbè, bisogna capire allora, il discorso è questo: Fortnite secondo me non ha la serietà di un titolo eSport al 100%, anche se ci hanno fatto tornei multimiliardari. E non c'è Dota 2. I giochi sono Call of Duty, Counter Strike, Counter Strike Go, Fortnite, League of Legends e Valorant. Non c'è Dota 2. Queste sono le nomination. Fortnite secondo me non ha, uh, ha comunque quell'aspetto molto ludico, molto casual. Che. Secondo me non gli varrà la nomination. League of Legends voterei, voterei io. Sì, è tra, tra Counter-Strike GO e League of Legends. Sono assolutamente d'accordo. Miglior host? Io conosco Shiver perché giocavo a Dota 2. E mi sa che... Sì, sì, la conosco. Mi sembra simpatica, tra l'altro. Però ovviamente ho una visione parziale perché voterei per chi conosco. Quindi... Gli altri non ho idea di chi siano, non ho la più pallida idea, quindi voterei lei soltanto perché è l'unica che conosco. Non so perché non sono molto ottimista per Street Fighter 6, temo ripeteranno molti degli errori fatti con il 5. Guarda, il discorso è questo, probabilmente faranno errori i Bombay ma non faranno gli stessi errori del 5, perché c'è gente diversa. Hanno cacciato quello psicopatico di Ono, quindi probabilmente non, non faranno le stesse cappellate. Il fatto che il gioco rimanga casual friendly, sono abbastanza convinto che si sarà così, diciamo. Però diciamo faranno cagate, io sono convinto che qualche cagata... Perché Capcom ragazzi, Capcom sui duro, la cagata la deve fare. La cagata è stata Elena in Street Fighter 4, ma poi da Street Fighter 4, da quando hanno messo Street Fighter 4 in mano a Combofind, quindi la, la coppiata d'oro, Combofind Ono, è successo il casino, è successo il disastro. Ono già aveva dato segni di squilibrio con Street Fighter Cross Tekken. Se non vi ricordate male, se non lo sapete, se siete arrivati tardi, ciò che ha fatto Street Fighter Cross Tekken è stato aggiungere le gemme a pagamento. Cioè, che cavolo mi significa che tu in un picchiaduro, che deve essere proprio l'archetipo del bilanciamento, mi metti delle cazzo di gemme a pagamento? Ma che c'hai nella testa? La segatura? Ma ragioni con la testa oppure hai bevuto troppo sacchetto? Cioè, non ha assolutamente senso secondo me. Allora, che cosa è successo? Io, io, in realtà, avevo messo un sacco di hype in Street Fighter Frost Tekken. Perché oh, Street Fighter 4 era un giocone all'epoca. Quindi io aspettavo i nuovi titoli con ansia. Allora, entro nella prima partita, gioco con un mio vecchio amico che si chiama Rambo, che saluto da Torino. Un mio vecchio amico di Street Fighter 4, noto per essere un camperone di proporzioni epiche, però. Che cosa fa? Mi prende Raven, inizia a sparare uh, Shuriken per tutto il round. Salto shuriken, salto shuriken, salto indietro shuriken tutto il tempo. Lo shuriken caricava un sacco di barra. Che cosa faceva? Lo mettevi all'angolo, aveva l'autoblock e l'autotech. Cioè non lo potevi attaccare perché parava in automatico, non, lo potevi, non gli potevi fare prese perché teccava in automatico. E questo che faceva? Tu lo chiudevi all'angolo, si consumava le barre tra autoblock e autotech, saltava, saltava in avanti e ritornava a tirare shuriken di nuovo. Si ricaricava le barre, lo rimettevi all'angolo... E ti teccava e ti bloccava di nuovo tutto perché l'autotech era autoblock. Continuava così finché non finiva il tempo. Questa è stata la mia prima esperienza con Street Fighter Cross Tech. Quindi, già Ono aveva iniziato a dare segnali di squilibrio. Soltanto che l'hanno segato talmente tanto, gli hanno tirato tanti di quelle badilate nei denti con, come feedback che le hanno dovuto togliere, le, mm, hanno dovuto togliere le gemme a pagamento, ma era già troppo tardi. Perché in questo momento storico non puoi cannare i lanci a meno che non ti chiami Street Fighter. Se ti chiami Street Fighter, puoi, puoi anche cannare il lancio, la gente comunque ti sta a leccare i piedi lo stesso. Non so perché questa cosa sarà la, la forza del nome. Sarà la forza del nome. Non lo so. Street Fighter Cross Tech non ha avuto questa, questa fortuna. È stato pisciato tranquillamente dopo un po'. Street Fighter 5 inspiegabilmente invece a Street Fighter 5 hanno perdonato tutto. Bene. Io ero stato un po' uno dei, dei principali portavoci del fatto che Street Fighter 5 facesse schifo e soprattutto facesse schifo per motivi tecnici insindacabili, come per esempio il netcode che faceva cagare. Però tutti se lo pappavano, i tornei facevano i numeroni e quindi Capcom tranquillo. Perché dobbiamo investire in qualcosa che già funziona? Quattro anni di net code di merda. Finché non è arrivato Altimore a dire guardate ragazzi che questi clown non riescono a fare il lavoro in quattro anni che io faccio in un giorno e mezzo di lavoro. Da solo e loro hanno il team. Allora sono corsi ai ripari, hanno bloccato la pesca. Se non sapete la storia di Altimore, praticamente questo è un fan di Capcom che è un programmatore. Ha da solo con una patch scaricabile sistemato il netcode, che è una cosa che Capcom in 4 anni con un team AAA non è riuscito a fare. Sì, i bombi c'erano una, una caterva di problemi. E li ha anche sfottuti alla fine, capito? Cioè, ha scritto cap Cl li ha chiamati cap clown. Cioè, ha detto: Non è possibile che io da solo sono capace di fare quello che voi in 4 anni non avete fatto. E allora Capcom ha corso ai ripari, perché Capcom a quel punto, perché ok, quella patch creava ulteriori problemi, perché se tu giocavi PC PS4 con la patch di Altimor, l'utente PS4 laggava tantissimo e a te la partita era perfetta, quindi era una specie di cheat, qualcosa la doveva fare Capcom, perché se no rompeva completamente il gioco. Allora, per giustificare il fatto che um, dovevano cancellare la patch di Altimor, ha dato un'occhiata al netcode non è che ha assunto io avrei assunto Altimor e gli avrei detto ti do un po' di budget ti riempio di dollaroni sistemami il netcode perché io non sono capace ma ti pare che un giapponese faccia un discorso del genere? con quanto sono arroganti? dai seriamente stiamo parlando del, della discesa della serie Street Fighter stavamo parlando di Game Awards siamo arrivati alla sezione picchiature, ovviamente stiamo un po' approfondendo. Quindi questo è Questo è Capcom. Però la gente pensa che Street Fighter sia un capolavoro epocale. Non voglio non voglio come dire, non voglio farmi nemici in questa sede, quindi Cercherò di essere... Ho parlato delle cose che sono oggettivamente schifose su Street Fighter. Del gioco non parlo. Perché... È un discorso di... Allora vi spiego. Ve lo dico perché io sono una persona sincera. Sono una persona sincera nel profondo. Quindi vi spiego il mio punto di vista. La mia parte emotiva e assolutamente non... Um, non oggettiva. Allora ragazzi io vi spiego. Per chi non mi conoscesse, io sono stato un giocatore competitivo. Ero arrivato a un livello veramente soddisfacente su Street Fighter 4. Veramente buono. Io sono una persona molto severa con me stessa. In quel momento ero fiero di me. Vi dico, sono, ho fatto un unico torneo all'estero a Parigi. Sono arrivato in finale. Il mio primo torneo all'estero. Ed era un torneo in cui Problem X, che ha vinto l'Evo di Street Fighter, è arrivato ottavo. Io sono arrivato quinto. Ed è stato il mio primo torneo. Non avevo esperienza. Non ero abituato all'estero. Non ero abituato a stare in stream niente di tutto ciò um, alla Milan Games Week ho giocato con Xian e ho vinto un first to three l'anno che Xian ha vinto l'Evo quindi ho, vito, ho avuto un piazzamento migliore del campione dell'Evo di Street Fighter 5 e ho battuto in uno scontro diretto un altro campione dell'Evo con Luffy l'anno che ha vinto l'Evo sono andato 4 a 5 e ho perso l'ultimo round quindi avevo lavorato tanto perché ho giocato a Street Fighter 4 per quasi 12 anni e arriva Street Fighter 5 e a proprio l'anno in cui ho, stavo iniziando ad avere tutti questi risultati esce Street Fighter 5 e mi taglia completamente le gambe perché di, di punto in bianco mi, tro, mi ritrovo che sono una pippa una pippa completa su Street Fighter 5 una pippa completa perché io faccio cagare su quel gioco nonostante tutto l'allenamento mi sono allenato come un disgraziato su Street Fighter 5 ma non ce l'ho fatta allora, vedo, vedo, in, vedo interazione in chat. Faccio una domanda per alleggerire. Quanto ti piace affrontare Honda? Ma Honda non mi dispiace, ti dirò, guarda. Al 4 mi faceva schifo. Infatti ho avuto le migliori litigate con quello che era il mio rivale principale all'epoca, che si chiama Panita dalla Sardegna, che saluto chiaramente, ciao. Che saluto caramente, non chiaramente. Ciao Panna. Spero che stia bene. All'epoca era un, um, un laureando dottore, se non sbaglio. Infatti lo chiamavamo il dottore nella community. Um, Credi che Netherrealm sia più umile e impar sa imparare dai suoi errori? Allora, ti dico una cosa, Knight, spero mi stai ancora seguendo. Um, Netherrealm aveva il peggior netcode della storia. Il netcode di Mortal Kombat 10 all'inizio è secondo me nella top 3 dei peggiori netcode della storia. Online non si poteva giocare. Che cosa ha fatto Netheral? Sicuramente aveva del budget dietro, ma a un certo, una certa si è rimboccata le maniche: ha detto ok, questo netcode fa cagare, rifacciamolo da zero. Lo ha rifatto da zero. È passata da delay a rollback e sono stati i primi a passare da delay a rollback. Questo denota una grande umiltà, secondo me, è una gran voglia di fare un picchiaduro che sia bello, non che piaccia, non che faccia numeri, ma che sia bello da giocare. Adesso Mortal Kombat e in Justice se tutti i giochi nei Run perché utilizzano tutti la stessa infrastruttura, sono nella top 3 dei migliori Netcode. Cioè Mortal Kombat 10, lo stesso titolo, con una patch gratuita, è passata dall'avere il peggior online ad avere il miglior online. Se questo non parla da solo, ciao Plot Armor, buona serata. Non ti fai ogni live, nemici? Sì, effettivamente. Se vince Street gioco dell'anno, nulla, se lo perde faccio la sub al canale Grazie, ti ringrazio per la compensazione emotiva. Opinioni sul picchiaduro dei Power Ranger. Buon potenziale, ma secondo me lo hanno seguito poco. Però è bello, io ci vorrei giocare, sinceramente. Siamo amici in real life, mi ha insegnato lui a giocare a Street Fighter. Ah, ecco. La scena di Pompei di Street Fighter 4. Mamma mia. Allora Elav, ti racconto. Io con Gaetano mi sento ancora eh provo grande affetto per quell'uomo perché è il ragazzo che ha organizzato vabbè ormai è un signore all'epoca era un ragazzo perché parliamo di dieci anni fa era il pifferaio come si, come si definiva lui della scena napoletana di Street Fighter ha organizzato i migliori tornei della scena italiana di sempre con un budget praticamente inesistente si chiamavano i King of Baretto adesso Gaetano ha sposato una, una, una donna giapponese ed è andato a vivere a Tokyo ormai da parecchio tempo e devo dire che è stato uno dei momenti non dico negativi però ne sento parecchio la mancanza perché ogni tanto lo andavamo a trovare anche quando la scena Street Fighter 4 era finito um, e i giocatori non sono passati al 5 perché nessuno di quella scena di Pompei è passato a Street Fighter 5 parlo di Marcello Meara parlo di Zio Slash, Bronzo Di Riace, eh, Vincenzo Stepped anche se Vincenzo ha provato a giocare un po' noi ci continuavamo a vedere ogni anno e mangiavamo come gli schifosi cioè a Pompei i dintorni di Pompei i dintorni di quell'area mamma mia hanno della roba le rosticcerie c'è Jerome che con 10 euro ti fa mangiare per 4 giorni c'è il Baramato che fa dei cornetti e un caffè che mamma mia non ho mai mangiato, mangiato e bevuto niente del genere mi manca tutto questo mi manca proprio tanto quindi Gaetano se n'è andato in Giappone, è andato via il pifferaio, la scena si è un po' persa di vista. Io ogni tanto i ragazzi li sento perché mi commentano su Facebook, però è forse la cosa che ricordo con più affetto. Pompei e i tornei di Street Fighter 4. Perché era proprio, avevano quel sapore casereccio, non quel sapore prima degli e-sport, di torneoni. No, erano degli amici che si vedevano con un piccolo Montepremi, che erano 200-300 euro, e poi si facevano una pizza tutti insieme. A Pompeti si è fatto nemici? No, sinceramente, sono sempre andato d'accordissimo con tutti. Molti di loro sono sono ancora amici nella vita reale. Gaetano stesso lo sento ogni tanto, anche se coi fusi orari ci si sente poco. Proprio stamattina l'ho sentito. Femizu non lo so che fine ha fatto. Chi è stato il tuo maestro? Nessuno. Sono autodidatta al 100%. Anche perché Dudley all'epoca, che è stato il mio, il mio personaggio più rappresentativo, non lo utilizzava nessuno. Lo utilizzavo soltanto io. E eh, guarda, ti dirò Deimos, quello che ho sempre pensato è stato voglio diventare bravo sui picchiaduro, io senso, ho sempre voluto diventare bravo sui picchiaduro per poterli un giorno insegnare. Il diventare bravo, il diventare all'epoca un top player, era soltanto un viatico perché dicevo un giorno, quando avrò la possibilità di streamare, perché all'epoca avevo una connessione che faceva ridere, voglio crearmi una fama così che possa spiegare i picchiaduro alla gente risulterò stupido però secondo me esports gaming online così serio stanno rovinando piano piano le varie community per i picchiaduro è assolutamente un discorso attuale, è un discorso di cui si parla spesso in, nella scena anche internazionale perché specialmente negli States i picchiaduro erano sempre considerati una cosa un po', un po' ghetto un po' da strada diciamo le varie sale giochi perché poi le sale giochi in America sono andate avanti cioè, continuavano ad essere degli ambienti frequentati, quindi una roba un po' underground, che aveva un suo fascino. Con gli esport è andata a farsi benedire questa, questa peculiarità del picchiaduro. Quindi assolutamente condivido, condivido. E non sono l'unico. Avrei avuto una figura a cui ti ispiravi? Guarda, c'erano dei giocatori di riferimento in Italia all'epoca... Che sì, intanto tanto non, non durerà ancora molto. Siamo già andati abbondantemente oltre, ma lo sapevo. Uh, ripeto: c'erano delle figure, dei capostipiti della scena italiana all'epoca, quando ho cominciato io, ed erano Shirley Sean. Li chiamavano i Rush Hour perché uno era, uno era brasiliano di origine. E quindi era scuro di carnagione e Shirl era di origini coreane quindi autoironicamente si chiamavano Rush Hour come il film in cui c'è il poliziotto c'è cioè Jackie Chan mi pare, che è il poliziotto asiatico e il poliziotto di colore quindi si chiamavano i Rush Hour all'epoca Shirl e Sean ed erano di gran lunga i migliori giocatori per me all'epoca era un onore anche soltanto vederli dal vivo al mio primo torneo cioè la dovete immaginare proprio in, quasi in salsa anime io che arrivo a Pompei tutto timido perché non sono mai uscito dal, dalla mia città non ho manco mai giocato offline. E, no, in realtà con i Baresi avevo giocato offline qualche volta. Ma era il mio primo torneo. Arrivo lì e vedo di persona questi giocatori che avevano vinto tutti questi tornei a Roma. Perché all'epoca Roma era Tokyo praticamente. Perché non, non c'era tutta questa diffusione dei vari stream, Twitch. Quindi. Io non arrivavo neanche al Giappone, all'America, per me Roma era Tokyo, era la, la scena con i giocatori più forti, quindi ero tutto eccitato, poi ero piccolino, magrolino, ero tutto eccitato che andava a dire facciamo qualche partita ai, ai giocatori più forti, i giocatori più forti erano loro all'epoca, quindi questo. L'unico ragazzo che usava Rufus è, che cosa mi ha ricordato, è la Vilcaro iConverse che Tra l'altro, era mio partner su Street Fighter Cross Tekken. C'era la possibilità di, di giocare due contro due no? in tag. E noi vincemmo il primo torneo italiano di, uh, di Street Fighter Cross Tekken facendo un team che era un po' un meme. Io e questo iConverse, questo Luca, questo ragazzo qui della scena. Io usavo Bob di Tekken, grasso, e lui usava Rufus, perché usava Rufus anche in Street Fighter e avevamo chiamato il team le brande obese obese era il doppio senso nel senso che sono molto forti obese in quel senso e obese nel senso che erano due personaggi belli ciccioni e purtroppo Luca si è spento qualche anno dopo ehm, eh, per un incidente di automobile proprio tornando, tornando a casa dopo un raduno della scena romana perché la scena romana si si incontrava periodicamente e lui purtroppo ebbe un incidente e ci lasciò così e fummo tutti scioccati da questa cosa tanto che successivamente il Colosseum che è il torneo che ho vinto fu manco a farlo apposta il mio torneo il mio torneo migliore lo vinsi era un torneo internazionale c'erano dei pro internazionali vinsi io fu un torneo durissimo e lo dedicammo a lui lo dedicavo a lui e io stesso alla vittoria, gli dedicai la mia vittoria, gli feci tutto un discorso. Non so se c'è ancora su YouTube il discorso che feci per, per Luca. Io stavo malissimo perché era un mio super amico. Ti ho detto, abbiamo vinto il torneo 2 contro 2, insieme, per dire, ed era un, uno dei, dei più simpatici della scena e quindi niente, però tiriamoci su tiriamoci su perché questi sono discorsi che odio sinceramente perché mi riportano alla mente cose che non vorrei ricordare per quanto riguarda i Game Awards penso che abbiamo finito, non c'è soltanto Best eSport Team su cui non mi esprimerò perché uh, non li conosco c'è il Team Secret che mi sa che gioca a Dota e sono molto bravi, sì, Pappi me lo ricordo è un giocatore molto bravo di Dota però non so l'evoluzione eSport di Dota al momento sì ragazzi, che dire, che dire. <ride> e succedono, succedono purtroppo queste brutte cose ogni tanto. Sono convinto che siano un posto migliore adesso. E niente ragazzi, io mi farei un 5 minuti di question time, ripetetemi ogni domanda che ho saltato perché mi sa che ne ho, ne ho saltata qualcuna, dopodiché chiuderei la live perché io volevo farla di un'oretta. Un'oretta e mezza però mi sembra un buon... mi sembra un buon, um, buon tempo oggi ci allunghiamo un po' perché è la prima sono molto soddisfatto del, del riscontro della, della chat del riscontro dei miei followers perché vuol dire che vi interessa ascoltarmi oltre che guardarmi giocare quindi sicuramente ci sarà sicuramente ci sarà un seguito magari la farò anche in compagnia non voglio sempre sottoporvi la mia faccia e la mia voce Lino Banfil Malvagio grazie, grazie per il follow grazie, ovviamente non abbiamo, non abbiamo concluso tutto quello che volevo dire perché avrei voluto parlare anche dei anche dei picchiaduro che stiamo per vedere, volevo parlare di Fighters volevo parlare di King of Fighters 15 quindi dobbiamo, dobbiamo un attimino riaggiornarci a riguardo vorrei fare un Q&A musicale vorrei fare un Q&A con degli esponenti delle varie scene dei vari picchiaduro e vorrei fare un Q&A sulle tendenze del mercato e su quello che succederà ai picchiaduro in futuro eh, sì Claudio, la devo tagliare un po' specialmente per i talk perché per i talk disturba un po' di più diciamo Ok, um, abbiamo domande? Penso di aver esaurito tutto il discorso su The Game Awards. Attendi Dragon Age e TGA? No, non mi piace quel genere di RPG. Attendo degli annunci. Uh, ma non mi aspetto annunci particolari in ambito picchiaduro, sinceramente. Qualcuno dice Street Fighter 6 e TGA? No, è troppo presto per Street Fighter 6. Grazie a te, Rino Banfi, per il, uh, per il sub. Grazie a te, grazie a te. Che mangio stasera? Non lo so, devo andare a vedere cosa c'è in frigo. Lo devi tagliare o lo taglierà Chiara? C'è bisogno di tagliarlo, non mi sembra. Cioè, non, non ci sono stati molti momenti morti. Una domanda, secondo te Netherrealm ha già iniziato i lavori per il nuovo gioco? Se sì, da quanto? Um, sì. Sai perché lo dico? Perché Boon ha detto... Voglio, voglio sperimentare al di fuori dei Mortal Kombat e degli Injustice, quindi, secondo me, ha già un'idea e ha già iniziato a lavorare su qualcosa. Non da molto, perché, comunque, dato il budget che c'è dietro, l'ultimo Combat Pack, um, secondo me, non hanno iniziato da molto, perché hanno ancora una bella fetta di team su Mortal Kombat, però, almeno a livello concettuale, il gioco è già partito. Sì, fine di quest'anno sicuramente. Anche perché abbiamo dei leak che lo, lo confermano, quindi... Ci toccherà ancora per molto avere a che fare con Street Fighter 5, ahimè. Per quanto riguarda Street Fighter 5, i fan sicuramente avranno la possibilità di guardarlo su questo canale quando uscirà Dunn, ma non sappiamo quando esce a questo punto. Quindi secondo me deve finire uscirà probabilmente Street Fighter 6 sarà annunciato prima dell'uscita dell dell'ultimo personaggio di Elsin, quindi inverno 2021. Bombe, questo è un altro argomento molto importante che hai portato alla luce, secondo me l'unico aspetto buono del Covid è il fatto che abbia posto l'accento su... Sulla problematica dell'online Fire Marco, grazie mille per il sub. Oggi il record di sub, sono felicissimo. Sono veramente commosso dal vostro amore, dal vostro affetto. Grazie, grazie, mi fate capire veramente tanto con questa maratona di sub. E... Mi, mi fate guadagnare un sacco di fiducia, sono veramente contento. Aspetti le skin dell'esport di Street Fighter 5. Assolutamente sì, non vedo l'ora. Comprerò quelle di tutti i team. Quando rivedremo un torneo offline, forse inverno 2021 Capcom che starebbe pensando a un nuovo Power Stone secondo me Capcom non deve fare niente cioè io finché non vedo che cosa fanno con Street Fighter 6 è meglio se non si muove Capcom spero che King of Fighters 15 abbia un buon rollback sicuramente ne stanno parlando Bombay perché rollback è diventato sinonimo di qualità ormai Quindi se vuoi ed è una cosa buonissima perché se vuoi vendere devi fare il rollback è una grandissi un grandissimo boost pubblicitario avere il rollback al momento ed è giusto così perché il rollback è il futuro, dobbiamo guardare avanti, non indietro. Secondo me dobbiamo smettere completamente di avere giochi con Netcode Delay. Il delay deve diventare il passato. E il rollback deve essere il futuro. Anche perché, ragazzi, chiudo qui perché, se no, mi allungo per altre due ore. Il rollback è strettamente collegato al motore grafico, di conseguenza, con, maggior, con le maggiori possibilità di calcolo delle nuove console, vedi PS5, vedi Xbox diventa più semplice programmarlo. Cos'è il rollback? Detto in sintesi, mi riservo il prossimo talk per parlare bene del rollback, è un netcode più performante perché riesce meglio a nascondere la lag. Ti dico soltanto che un buon rollback arriva a far sembrare una partita fino a 130 di ping praticamente offline. È come se cioè tu la lag non la vedi. Se il rollback è fatto bene Grazie, Fai Marco, grazie mille. Allora, ragazzi, vi si vuole un sacco bene, ne dobbiamo riparlare Polimar perché è un discorso molto complesso. Molto, molto, molto complesso. E non voglio, non voglio, voglio, fare anche, voglio rendere anche questa live YouTube friendly, quindi cerchiamo di rimanere nei tempi. Per il momento, eh, ragazzi, io vi dico, eh, vorrei fare una live di questo tipo una volta a settimana. Probabilmente il lunedì perché sapete come il lunedì è sempre una giornata un po' triste, siamo tutti un po' stanchi è un inizio di settimana. Quindi il lunedì io ci metterei un bel talk ogni settimana. Um, se le cose vanno bene, ne faccio due a settimana e una a settimana con un ospite speciale. Quindi facciamo un talk con un ospite e un talk solo tra di noi, soltanto per la community. Parleremo di argomenti misti. Come avete visto, non ci sarà assolutamente problema con il discutere perché sono un gran chiacchierone quindi anche se non parla nessuno faccio i monologhi no? questa è una cosa che ho scoperto adesso ehm, lunedì prossimo alle, 6, alle 18 ci vediamo con il prossimo talk io vi saluto come al solito vi invito a seguirmi um, su discord perché su discord siamo un pochino più intimi su youtube su twitch anche per recuperare queste live perché queste live le metterò su youtube solo queste live non le altre e niente, ci vediamo come al solito, come ogni giorno, probabilmente domani mattina perché sono ancora in ferie, quindi domani mattina con una bella live di gameplay. Io vi saluto, vi si vuole bene e ci vediamo alla prossima. Mua.